Elisa Maino si è lasciata. Sì, mi sono lasciata già da un po', è una cosa finita e non è facile parlare di una rottura. C'è un ritorno di fiamma tra Diego Lazzari e Elisa. Se questo video fosse una canzone, sarebbe questa. Com'è cominciata io non saprei, la storia infinita con te, che sei diventata la mia lei. Niente ragazzi, oggi amici. Ciao scappati di casa, io sono Fabrizio e Valerio è il mio cognome, benvenuti in questo nuovo nuovissimo appuntamento di TG Talk, il telegiornale più shock del web, dedicato al fantastico magico mondo di TikTok. Oh mio Dio, sono super emozionated! Elisa Maino si è lasciata con Elias e forse c'è un ritorno di fiamma con Diego Lazzari. Sarà vero? Sarà falso? O sarà che non ce ne frega un c***o? Prima di iniziare però come sempre vi ricordo, se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi al mio canale. Qui sotto trovate un tastino con scritto iscriviti e di fianco c'è anche una campanellina. Cliccate anche quella per attivare tutte le notifiche relative ai video che pubblico tutti i giorni o quasi qui sul mio canale, così da rimanere sempre aggiornati sul gossip, sul trash ed ovviamente anche sul fantastico magico mondo di TikTok. Vi ricordo anche di seguirmi su Instagram, dove mi trovate come Fabrizio Valerio, ed ovviamente anche su TikTok, visto che è di questo che parliamo, dove sono sempre Fabrizio Valerio. Ah, e ricorda, sì, proprio tu che stai guardando questo video, cos'è che ti devi mettere se vuoi uscire di casa? Ti devi mettere la mascherina, punto! Ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata di TG Talk. È esattamente la 65esima puntata, ragazzi, del nostro telegiornale del cuore, della nostra rubrica preferita, perché insomma, quando parliamo di TikTok, e oggi parleremo di TikTok Italia, sapete che un po' il nostro cuore, non lo so, cioè si riempie d'amore? Beh, può darsi, perché oggi parleremo soprattutto di questo. Amori nati, amori finiti, amori ritornati, insomma, oggi veramente parliamo della coppia con la C maiuscola di TikTok Italia. Ed ovviamente sto parlando solo e soltanto di loro, Elisa Maino e Diego Lazzari. Allora, ovviamente non è un titolo clickbait, non voglio attirare views con fake news, assolutamente no, ma è la verità. Elisa Maino e il suo fidanzato Elias si sono lasciati, quindi insomma Elias è il suo ex ormai fidanzato. Ma per rispondere un po' a tutte le domande che adesso vi starete facendo, del tipo ma che è successo, che c'entra Diego Lazzari, ma in che senso sono tornati insieme? Bene ragazzi, per rispondere a tutte queste domande dobbiamo fare un passo indietro, anzi un tuffo nel passato di qualche settimana fa, perché non so se vi ricordate, ma vi avevo parlato di Elisa Maino, del suo nuovo amore, in un video che vi lascio qui nella i di informazioni. Non vi avevo svelato l'identità del ragazzo misterioso, ma oggi sapremo tutta la verità. In queste ultime settimane, sto parlando delle ultime 3 al massimo 4 settimane, a praticamente uscire allo scoperto è stata proprio la nostra Elisa Maino, che in prima persona ci ha raccontato gioie e dolori di questo nuovo amore. Tant'è infatti che sul suo canale YouTube ha pubblicato addirittura una boyfriend tag. Ragazzi, qua torniamo proprio indietro, proprio nel tempo, quando lo aveva fatto anche con Diego Lazzari. Un amore che, vabbè, insomma, ne parleremo più avanti nel video. Adesso concentriamoci su quello che è stato invece l'ultimo amore di Elisa, e cioè Elias. Questo ragazzo finalmente ha un nome, si chiama Elias, hanno fatto questo bellissimo video insieme, lei lo ha presentato, e ragazzi, parliamo veramente di sole 3 settimane fa. Ma in queste ultime 3 settimane tutto, e dico tutto, è cambiato. Elisa, infatti, in preda a tutti quelli che sono stati i suoi sentimenti per questo nuovo ragazzo, ha pubblicato anche delle foto, insomma, con lui, mentre addirittura penso abbia pubblicato, e forse dovrei avere questo video, una bellissima storia su Instagram in cui gli chiede un bacino mentre si sta a fare, insomma, una maschera di bellezza. Allo stesso modo, anche questo Elias ha pubblicato delle foto comunque in compagnia di Elisa. Sono stati in un bellissimo
penso un resort, in una spa, insomma, nelle Dolomiti. E ragazzi, sì, tutto bello, tutto molto interessante, ma c'è un ma grande quanto una casa, come sempre. In questi ultimi giorni, infatti, tanti sono stati gli indizi che ci hanno portato a pensare che tra i due fosse tutto finito. E infatti adesso, passo per passo, andremo a vedere tutto quello che è successo. Innanzitutto, qualche giorno fa, Elias ha reso pubblico il suo profilo Instagram, che, ben sappiamo, era privato fino a qualche giorno fa, ragazzi. Cioè, praticamente, sembrava, non lo so, ragazzi, il profilo di un agente della CIA. Cioè, aveva tipo 700 followers. Molto bene. Oggi, credo, ne conti più di 80.000, una roba del genere, insomma, veramente tantissimi. Tant'è che subito sotto le sue foto qualcuno ha iniziato a scrivere dei commenti un po' birrichini. Ad esempio, raga, ma sta accettando tutte le richieste? Poi dice, c'è qualcuno che dice che ama questo dramma del fatto che lui sta accettando le richieste, sta facendo i followers. E poi qualcuno dice anche una cosa molto toxic, perché praticamente oggi me la sento un po' Britney Spears, ragazzi. Qualcuno dice: cosa che Elisa non voleva, da qui capiamo molto. Che senso ha questo commento? Beh, il senso di questo commento è: lui avrebbe dovuto tenere il profilo privato perché era una cosa a cui Elisa teneva particolarmente, non voleva sbandierare, forse, non lo so, il profilo di questo ragazzo ai 420, ai 4 milioni di followers, beh, veramente ai 4 milioni di followers che c'ha, e quindi, insomma, momentaneamente lui aveva rispettato questa decisione di Elisa. Questo commento che vi ho letto addirittura ha ricevuto il mi piace di Elisa, quindi penso proprio che sia assolutamente vera questa cosa. Detto questo, primo indizio che ci fa pensare che tra i due non stia andando poi così tanto bene. Ma a buttare ulteriore benzina sul fuoco è stata un'ospitata shock, ma soprattutto delle dichiarazioni shock fatte da Elisa Maino ai microfoni di RDS Next. Tant'è infatti che durante un'intervista con Guglielmo Scilla, Will Wush, beh, siamo arrivati di fronte a una domanda che ha messo in crisi la nostra Elisa, perché le è stato chiesto: ma sei fidanzata o sei single? E beh, la sua risposta ha lasciato tutti quanti noi senza parole. Guardate. Fidanzate? Io sono incasinata. Aia, ho visto un sorrisino. io sono super single. No, in realtà... Va bene, mi faccio cazzi miei, tranquilla. Tu? Eli, guarda che siamo in live anche nel fuori onda, eh. Vabbè. Ma io ogni volta che vengo qua mi dimentico che siamo live nel fuori onda e ovviamente mi... Escono i gossip. Aiuto! Una domanda, ragazzi, tremenda. Io già qua lo dico, qua lo sottoscrivo, cioè... Elisa, di fronte a questa domanda, ha risposto che, insomma, boh, chi lo sa, no comment. E queste poche parole sono bastate per farci capire che forse qualcosa tra lei ed Elias si è davvero rotto e, insomma, siamo forse di fronte alla fine del loro amore? Beh, questo lo scopriremo più avanti nel video, anche perché, ragazzi, che ve lo dico a fa, sono volate frecciatine. Sì, ma l'arco lo abbiamo noi! Un bacio, Luce! Un bacio! Nel frattempo, mentre aspettiamo, insomma, questa chiarezza dei fatti sulla relazione tra Elisa ed Elias, andiamo avanti. E voi non siete per niente pronti a sapere quello che sto per raccontarvi, perché vi dico soltanto una cosa di Elisa. Cos'è? Cosa? In queste ultime ore, in questi ultimi giorni, noi stalker del web abbiamo, come dire, screenshottato la qualsiasi cosa e abbiamo, insomma, fatto veramente un grandissimo lavoro per farvi vedere tutti quelli che sono gli indizi di un presunto Dieghisa 2.0. Anzi, ragazzi, no, perché in realtà loro già sono tornati insieme una volta e questa potrebbe essere la terza, quindi i nostri Dieghisa 3.0, ragazzi. Cioè, io veramente shocked dalla vita, cioè non ci posso credere, non c'è due senza tre, infatti si dice, no? Ma veniamo a noi, perché che cosa succede? Praticamente già questi polveroni che si sono
venivano creati attorno alla fine della relazione con Elias, insomma, già ci mettevano abbastanza nel panico. Ma la disperation più totale arriva nel momento in cui praticamente vediamo che sia Diego Lazzari, ex di Elisa Maino, che la stessa Elisa Maino si trovano negli stessi identici posti. Dove? A Roma. E infatti qua devo dire grazie signore, grazie, grazie a Vanity News, agli amici di Vanity News, o forse all'amica di Vanity News, non lo so. Palesati, please, Gossip Girl, perché so che tu sei al bacio proprio, io amo questa pagina. Ma, a parte questo, devo dire grazie a Vanity News perché ha pubblicato dei confronti delle stories di Elisa e di Diego. E infatti il primo che vi mostro, bam, sono delle foto fatte al Colosseo di Roma. Stessa location, stesso orario di pubblicazione. Sarà forse un caso? Ma chi lo sa? Fatto sta che, ovviamente, a buttare ulteriore benzina sul fuoco e a farci credere in questo ritorno di fiamma, sono altre ed altre stories. Infatti, sempre in quei giorni, sia Elisa che Diego sono andati dallo stesso identico tatuatore. Anche qua è solo un caso? Ma chi lo sa? E se questi indizi social ancora non vi bastano, beh ragazzi, ho per voi un video shock nella busta shock oggi. Un video esclusivo, un video veramente che è diventato virale in tempo zero su TikTok, credo che abbia più di 200.000 like, cioè veramente una cosa abnorme, assurda, perché XOXO, Gossip Girl, Diego Lazzari ed Elisa Maino sono stati paparazzati per le vie di Roma. Insomma, si sono presi per la mano, si sono abbracciati di qui, di là, di su, di giù. Che è successo? Che hanno fatto? Noi vogliamo assolutamente sapere. Queste immagini hanno in tempo zero fatto il giro del web e hanno subito fatto innamorare tutti quanti noi fan storici di questa coppia. Tant'è infatti che io ho rivisto questo video 1, 2, 3, 4, 50.000 volte perché non potevo credere ai miei occhi. Elisa e Diego, dopo frecciatine, cose, insomma, dopo veramente questa relazione che è stata forse un po' troppo travagliata, sono di nuovo insieme, una coppia in cui tutti quanti noi un pochino ci crediamo ancora, no? Dai, cioè almeno io ci credo, ragazzi, poi boh. Arrivati a questo punto, però, magari qualcuno di voi starà dicendo: se vabbè, ok, tutto bello, tutto molto interessante, però non abbiamo elementi sufficienti per dire c'è stato un ritorno dei Dieghisa. E va bene ragazzi, allora voi mi state sfidando in questo modo? Non preoccupatevi perché io ho già l'asso nella manica proprio. Ho altre stories super shock, altri indizi che ci possono far capire qualcosa in più su questo ritorno di fiamma, anzi questo presunto ritorno di fiamma. In queste ultime ore sia Elisa che Diego si sono regalati degli attimi di relax. Una giornata di sana tranquillità, di sano relax appunto, in quel di Fregene se non mi sbaglio. Quindi sono stati al mare, sono stati in spiaggia e ragazzi abbiamo le foto. Abbiamo le foto, abbiamo anche un video super, super, super shock. Partiamo innanzitutto dalle foto. Stesso aperitivo, stessa spiaggia, stessa vista ragazzi, e già qua insomma, a meno che noi ci abbiamo scritto deficienti sulla fronte, in fronte, ma insomma penso che sia palese a tutti il fatto che Elisa e Diego stessero insieme nella stessa spiaggia. Ma siccome so che qualcuno magari non ci crede, e ci sta ragazzi, perché io posso essere nello stesso posto di una persona ma magari non sono con lei, o comunque non significa che io sia fidanzata, sia in atteggiamenti un pochino, no? Insomma, da coppia con questa persona. E avete ragione, ma come sempre c'è un ma grande quanto una casa. E perché dico così? Beh, perché adesso arriviamo al video che è la svolta. Un video in cui vediamo Diego Lazzari e Elisa Maino abbracciati, si danno la mano, stanno lì in spiaggia insieme. E io questo video, peggio dell'altro, l'ho visto non so quante volte, perché anche questo video è diventato virale su TikTok con una canzone bellissima di Chiara Galeazzo che si chiama com'è che si chiama? Aspetta, Nessun posto è casa mia. Cioè io ho le lacrime agli occhi, io proprio, cioè fangirl numero uno dei Dieghisa, lacrime agli occhi che guardo questo video e dico no vabbè, sono tornati insieme, perché a questo punto
Tutto vale, tutto può essere. Io non vedo l'ora, insomma, che qualcuno ci dica qualcosa. Cioè, vi prego, Elisa e Diego, fateci questo. Cioè, ormai qua ci hanno tolto tutto. Siamo in zona rossa, non si può uscire di casa. Una gioia, una, dico, ma mezza anche fai. Voi che magari fate una diretta, un post su Instagram, qualcosa per dirci che sì, ci state riprovando, perché insomma... strani amori non finiscono, fanno dei giri immensi, poi ritornano. Vi prego, regalateci sta gioia, cioè, così, no? Ovviamente, manco ve lo sto a dire, che io già sono lì a tirare il riso, a vedermi come damigella, damigiana, cioè io sono già lì, super, super emozionated per i nostri Dieghisa, che a mio personalissimo avviso sono una delle coppie più belle di TikTok Italia. Anzi, sapete che vi dico, mi sbilancio proprio oggi, la coppia più bella di TikTok Italia. E qua lo dico e qua lo nego. Change my mind. Detto questo, comunque, tutto bello, tutto molto interessante, bellissimo questo presunto ritorno di fiamma tra Elisa e Diego, ma... ovviamente di fronte a tutto questo, cioè noi una domanda ce la facciamo, cioè tutti quanti se la sono fatta questa domanda. Va bene tutto con Diego, ma a questo punto Elisa si è lasciata oppure no con Elia? Se soprattutto mica era fidanzata, cioè che è successo? Spiegateci un attimo, perché qua addirittura neanche il tempo di pubblicare foto, cose, questi video che abbiamo appena visto di Elisa e Diego insieme a Roma, che subito tantissime persone hanno urlato al tradimento! Corna! Elisa ha tradito Elias con Diego. Insomma, ho letto veramente un sacco di cose, tutte assurdità, tutte falsità, ma non lo dico io perché mi sta simpatica Elisa o perché mi sta simpatico Diego o che ne so, assolutamente no. Questa cosa, questa insomma confutazione di falsità che sono state dette sul suo conto, ce la fa proprio lei, Elisa Maino, che stanca, stufa di tutte queste fake news, notizie false e soprattutto cattiverie dette sul suo conto, che praticamente la dipingono come una traditrice, beh, ha deciso di chiarire tutto quanto e lo ha fatto pubblicando delle stories che insomma mi hanno fatto abbastanza ridere, perché non mi sono reso conto che fosse un filtro, ragazzi, quello che aveva in mano, e non era in realtà un cocktail. Vabbè, comunque, siete pronti? Perché io veramente super sotto shock. Guardate. Vi racconto che ovviamente sto leggendo e vedo tutto quello che succede, solo che non mi esprimo perché ora come ora davvero non ne vale la pena e perché sinceramente... perché ci tengo, perché non voglio passare per quello che non sono, che non ho mancato di rispetto a nessuno, assolutamente, chi mi conosce sa che sono una delle persone più rispettose del mondo, letteralmente. Comunque, vado a vestirmi, sistemarmi e ci aggiorniamo dopo. Volevo starci a mettere i puntini sulle i perché non mi piace e perché certi argomenti sono davvero delicati, quindi serve anche del tempo ogni tanto, ma dato che è sempre asfissiante qualsiasi cosa... Sì, mi sono lasciata già da un po'. Chiedo semplicemente la cortesia di metterci un punto, perché è una cosa finita che non ha senso portare avanti. Vi voglio bene, capisco benissimo che vogliate delle risposte, quindi spero di avervele date nella maniera più corretta possibile. Semplicemente volevo un attimo aspettare un po', ma perché la situazione è molto molto delicata e non è facile parlare di una rottura ogni tanto, quindi provate a mettervi anche dall'altra parte. Voglio bere. L'ultima cosa che ci tengo a dire, che è sta mano mia. E non c'è stata una mancanza di rispetto, non ci sono state mancanze di rispetto, assolutamente. Abbiamo chiuso in una maniera super carina, super delicata, super corretta, da entrambi i lati, quindi evitate anche di cercare di inventarvi cose che possono essere successe, che hanno un grandissimo peso, e andare ad accusare delle persone di aver fatto delle cose così brutte fa davvero schifo. Evitate, date peso a quello che dite, vi prego. Poi è normalissimo, nella vita di ogni adolescente c'è la relazione che dura di più, quella che dura di meno, l'impiccio che poi magari ti rendi conto che alla fine è stato un errore perché non ti piace, o manco un errore, semplicemente ci hai provato e hai visto che non ti dà quello che vuoi e basta. È una cosa normale che succede ad ogni adolescente, il punto è che se succede a un personaggio pubblico deve per forza essere visto male e subito a giudicare e a dire che è una persona schifosa. Ma perché... Sto qua perché altrimenti vado avanti, mi conosco e non finisco più. Spero di avervi dato un quadro generale e per le persone che insomma pensano male, eccetera, riascoltatevi il discorso perché davvero di male non c'è
nulla. E ragazzi, non so voi, ma io per tutta la durata di queste stories ero lì a dire: ma veramente, cioè, sta bevendo, ma cos'è? Ma cioè, non capisco, bellissimo. In realtà poi, alla fine di tutto quanto, ho capito che si trattava di un filtro Instagram. E qua veramente, cioè, caliamo proprio un velo pietoso sul fatto che io non abbia capito assolutamente niente. Vi giuro che ho dovuto rivedere le stories perché stavo lì fisso a guardare sto bicchiere e dicevo: mamma mia, che perfetto sto bicchiere, cioè veramente cose assurde. Detto questo, comunque, insomma, Elisa ha messo i puntini sulle i su tutta questa situazione che riguardava lei e Elias, forse Diego, forse no, chi lo sa, insomma, alla fine ce l'ho detto, gli amori vanno, gli amori vengono, finiscono, iniziano, e nel caso di Elias, beh, l'amore con questo ragazzo è finito. Ma se da una parte abbiamo Elisa, che appunto ci ha raccontato tutto quanto e ci ha raccontato la sua versione dei fatti, allo stesso modo anche lui, Elias, ha deciso di commentare tutto quanto, perché appunto Elisa ha parlato di rispetto, insomma, lei è una persona rispettosa, tant'è infatti che cosa succede? Il nostro Elias, appunto, nelle stories di Instagram, adesso qua proprio ragazzi, cioè non potete capire che è successo, ha ripostato il, insomma, il significato della parola rispetto e ha scritto: prima di utilizzare certe parole bisogna conoscerle. E qua ragazzi, mamma mia, sento odore di, non di asfalto fresco, ma di sì, ma l'arco l'abbiamo noi, un bacio illuse, cioè ragazzi, qua frecciatine a go go. E ragazzi, a sto punto, cioè, io mi chiedo, Elisa dice sì, ci siamo lasciati in maniera tranquilla, insomma, in maniera super carina, infatti credo si seguano anche su Instagram, ma dall'altra parte invece c'è Elias che ci parla di rispetto, insomma, prima di parlare di rispetto forse devi conoscerne il significato, cosa sta succedendo? Cioè, non capisco se, non so, forse ci si vuole un po' lanciare appunto delle frecciatine o se invece è veramente tutto un equivoco e magari, insomma, questo post di Elias era riferito a qualcun altro che non conosce la parola rispetto, forse a tutte quelle persone che in questi giorni hanno avanzato teorie, complotti e cose varie su un presunto tradimento di Elisa, bla bla bla, insomma, diciamo che tutto può essere, ragazzi, io non lo so. Ma soprattutto tutto può essere nel momento in cui noi, che giorno è oggi? Boh, marzo 2021, siamo ancora qui, un anno dopo, a parlare ancora di loro, dei Dieghisa, di Elisa Maino, Diego Lazzari, che l'anno scorso, insomma, durante questo periodo, cioè, si lasciavano, mi ricordo benissimo, ne avevo parlato anche io. E lì avevamo iniziato a parlare di TikTok sul mio canale. Cioè, ragazzi, mi ricordo benissimo che loro erano lì, un pochino con la lacrimuccia, in diretta su Instagram a dire: ci dispiace, ma ci lasciamo. E invece, plot twist, un anno dopo siamo qui a parlare di questo presunto nuovo ritorno di fiamma. Io, veramente, ve l'ho detto, mi vedo già lì, alla chiesa, al comune, a tirare il riso, a fare tutto quanto. E credo tanto in questa coppia. Spero che si stiano dando una seconda, terza, quarta, cinquantesima possibilità, perché davvero sono una coppia bella, 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 bella. Detto questo però, adesso fatemi sapere voi qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Io veramente super sotto shock, ve l'ho detto, cioè io già, non lo so, film mentali me ne sono fatti, ma più di uno, due, tre, una serie TV proprio, cioè un'intera saga in realtà. Quindi, insomma, do la parola a voi perché io non ne ho più, sinceramente. Il video può finire qui, spero tanto che vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un bel pollice in su, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e qui sotto trovate tutti i miei social dove potete seguirmi. Io e Mark vi salutiamo e noi ci vediamo in un prossimo video. Vero Mark? Vai, saluta. Mark, vabbè ragazzi, anche oggi noi ci abbiamo provato. Ciao.